l'FPL, l'organizzazione sindacale, e Will Scuola, la collega della Will Scuola, abbiamo preso questa iniziativa di organizzare dei corsi di base di inglese per i dipendenti comunali del comune di Salerno, per dare un servizio ai turisti che arrivano in città, quindi per dare assistenza e accoglienza a questi turisti, e prima come fatto esterno, e poi per dare maggiore professionalità ai dipendenti e un aggiornamento anche sulla lingua inglese che gli può servire durante il percorso lavorativo. Tutte e due la Will, quindi Will FPA e la Will Scuola, oltre qua, questo è stato il primo corso come fatto sperimentale, ed essendoci una forte richiesta dei dipendenti del Comune di Salerno, sono arrivate oltre 250 richieste di partecipazione al corso, e riprenderemo questa attività a partire dal mese di settembre-ottobre. E l'intenzione nostra è di estenderla su tutto il territorio provinciale, quindi anche arrivare a fare tutta la costiera amalfitana e andare giù fino a Sapri, al Golfo di Policastro. C'è un grazie particolare che va alla professoressa Veronica per la disponibilità e la professionalità che ha messo a disposizione come Will Scuola al corso per questi corsi per il personale del Comune di Salerno. Noi ci auguriamo di continuare questa attività con l'impegno e la richiesta che facciamo adesso pubblicamente alla professoressa, che ci supporta ancora su queste attività anche in altre zone, non solo qua al Comune di Salerno. Io mi sono occupata della parte didattica, quindi come rappresentante Will Scuola, ma anche come docente, ho cercato di motivare soprattutto i dipendenti, insomma le persone che si sono rivolte a noi e che hanno voluto fortemente frequentare il corso e diciamo cercare di riprendere delle conoscenze, di riattivarle in modo da poi essere più preparati anche per affrontare i flussi turistici, le domande e le richieste che sono arrivate da parte diciamo dell'utenza. Quindi noi siamo pronti come sindacato e come docente, in particolare io come docente, a dare una mano e ad aprire questa possibilità. Di questa vostra iniziativa, com'è andata? Sicuramente ottima è andata. Tutto il percorso è stato un percorso anche, diciamo, come indicazione generale dalla disponibilità dei dipendenti. Abbiamo avuto la possibilità di interloquire con la macchina comunale, intesa come dipendenti. La grossa richiesta, oltre 250 richieste, istanze rivolte all'amministrazione e alla UIL per quanto riguarda il corso di formazione. Quindi questa è una prima fase, periodo autunnale riprenderemo la discussione e quindi riprendere il corso per quelle altre persone, che altri dipendenti non hanno partecipato. Quindi diciamo che la UIL continua sulla formazione, non intesa soltanto come formazione professionale, ma intesa come formazione di tipo anche che va oltre quelli che sono gli aspetti educativi, ma qualcosa che riguarda anche il nostro territorio. Quindi il corso d'inglese serviva a fare questo, ad essere, diciamo, uno strumento utile per la città turistica di Salerno. Appunto, uno strumento utile per una città a vocazione turistica, qual è Salerno? Sì. E qua io dico che bisogna fare una riflessione di tipo diverso, cioè il sindacato deve cambiare, il sindacato deve vigilare, tra virgolette, e vedere quali sono le istanze che il territorio chiede. Noi abbiamo pensato di fare un passo un po' diverso dal solito, cioè la tutela del lavoratore è una parte imprescindibile del sindacato, ma il sindacato deve essere anche qualche altra cosa, cioè deve essere qualcosa che va oltre alla tutela del lavoro, ma anche qualcosa che offre alla tutela del territorio, quindi il territorio inteso come parte economica, parte sociale. Quindi noi abbiamo, come Will, abbiamo ritenuto opportuno fare questo passaggio. Tra l'altro, con la richiesta di tante persone dimostra che evidentemente le scelte fatte sono scelte apprezzate.